L'ho desiderata per mesi, per anni. Ho dovuto aspettare che uscisse il modello successivo. Ma adesso vi spiego perché sto facendo il video di questa. Ma signori, finalmente ho qui davanti a me la Laserpecker 2. Allora, voi sapete che sono un enorme fan della Laserpecker e del loro modo di lavorare per quanto riguarda la 1 e la 1S. O 1 Pro, non mi ricordo come si chiamava. Questa nuova Laserpecker 2, per quanto molto molto interessante, non apprezzo tanto il fatto di spostarsi come posizionamento su una fascia di mercato diversa. Ma adesso lo vediamo, voglio prima unboxarla assieme, solo dopo avervi mostrato però che non abbiamo solo la Laserpecker 2, ma anche il modulo rotativo, quello per fare bicchieri, bottiglie, thermos, per incidere qualsiasi cosa tonda o tondiforme, tondeggiante. Questo però lo metto un attimo da parte perché vorrei cominciare con il prodotto vero e proprio. Opla e opla. Allora, questa è la nostra Laserpecker 2. Guardate che grossa. Abbiamo una maniglia per tenerla in mano e incidere gli occhi delle persone lungo la strada. No, non fatelo. Ma è grande, è molto grande, è enorme, è un ferro da stiro. Quindi parliamone subito perché dobbiamo mettere le cose in chiaro per questo video. La Laserpecker 1 e la Laserpecker 1S, che da qualche parte ho sicuramente, ma non la trovo, erano degli oggettini di queste dimensioni ed era una figata perché te la portavi in giro, perché avevi questo bussoletto in grado di incidere a laser ed era assurdo portarselo in giro in tasca letteralmente e incidere previo consenso le cose degli amici. Cioè l'amico ti diceva: ah, mi incidi il mio nome sul telaio della bicicletta, mi incidi il logo sui coltelli che uso in cucina all'alberghiero, mi incidi il... non lo so, cioè era una figata perché era super portatile e super accessibile come prezzi. Erano poche centinaia di euro, sia la Laserpecker 1 sia la Laserpecker 1S. Costavano veramente poco. Ecco, con questa Laserpecker 2 incrementiamo non solo le dimensioni in maniera esorbitante, ma anche il prezzo proporzionalmente alle dimensioni. Perché questa cosa qua, dipende se la comprate nella versione base o nella versione pro, che è quella con i rulli, ma si aggira tra i 750, mi pare, e i 1000 euro. Costa parecchio. Si capisce che si rivolge a un pubblico diverso. Non è più una cosa da tenere in tasca, attaccare con un power bank e giocarci e incidere di qua, incidere di là. Ma questo prodotto è più rivolto a un maker che sta in studio, a una piccola azienda che deve incidere il proprio logo, un QR code, un prezzo o un copyright sui propri prodotti. Non so, insomma, cambia il pubblico. Per quanto l'abbiano fatta comunque portatile, che puoi tenertela in mano oltre ad appoggiarla, come vedremo sulla sua base motorizzata. Inoltre, come vi dicevo all'inizio, è uscita anche la Laserpecker 3, ancora più grande, ancora più costosa, dovrebbe essere tipo 1500-1600 euro. E quella comincia ad avere una potenza discreta tale da incidere i metalli, a posizionarsi quasi nella fascia dei laser in fibra, che sono degli oggetti molto interessanti, dei quali magari vi parlerò in un altro video. Molto molto costosi, eh? Quelli là normalmente sotto i 4-5 mila euro non ne trovi. E quindi una Laserpecker 3 è molto potente, ma a un prezzo accessibile, che poi non è vero perché sono 1600 euro, compete in quella lega, diciamo. Bene, allora finiamo il nostro unboxing. Ah, vabbè, a parte che c'è, cioè, la qualità, ragazzi, la qualità di Laserpecker è assurda. Guardate questo Space Gray, innanzitutto, che è bellissimo, sa proprio da Apple. Abbiamo qua tre pulsanti touchscreen per mettere a fuoco il laser, per avviare l'incisione, cose varie. Un piccolo LED nella parte frontale, il logo scritto con guardate quale eleganza. Nella parte posteriore, una griglia semi chiusa per la reazione. Porte USB con scritto out, immagino siano per alimentare gli accessori. Invece c'è una USB-C per il computer o per il power delivery e l'input dell'alimentatore. Nel lato inferiore, quello del laser, troviamo chiaramente il laser stesso coperto da un vetrino specchiato perché se l'oggetto che stiamo incidendo per sbaglio riflette, il laser stesso non si rovini. Troviamo gli agganci per la cupoletta, una bocchetta per soffiare l'aria e questo non ho idea di cosa sia, ma probabilmente una vite da treppiede, non lo so. Proprio bella, cioè si vede che vale un sacco di soldi. Anche a livello software, la Laserpecker è sempre stata grandiosa. Cioè l'applicazione era fatta benissimo, già dalla primissima Laserpecker. Caricavi il PNG, JPEG che scaricavi da Google Immagini, premevi incidi e questa piccolissima cosettina attaccata a un powerbank da telefono, boom, ti incideva qualsiasi immagine, qualsiasi cosa. Era proprio fatta bene. Quindi lavorano sicuramente molto bene, il prezzo è giustificato. Mi fa solo un po' strano questo posizionamento totalmente diverso rispetto a una volta. Comunque, piccola cupoletta, questa la possiamo attaccare qua di sotto con gli agganci che vi mostravo prima, opla, e la potremo usare sia in modalità handheld, quindi modalità tengo in mano. Chiaramente non è che quando la tengo in mano mi metto a
sparare laser in giro per il mondo, come se fosse Star Wars, ma è fatta per, non so, ho una macchinetta del caffè dell'ufficio da incidere, arrivo là, boom, mi appoggio, incido e me ne vado. Cioè l'operazione del macchinario è comunque ferma, però ti permette di andare in giro e appoggiartela e tenerla ferma con le mani. Allora, il cavetto USB comunque si attacca qua di sotto, tec, cavetto angolato, guardate come sta qua, bello rinchiuso. La bocchetta dell'aria che vi ho mostrato prima viene deflessa, viene deviata verso l'esterno perché quella non deve più soffiare nel momento in cui mettiamo questo cono, perché il cono possiede la sua ventolona gigantesca. È tutto molto razionale, sensato, pensato, si vede che è un prodotto veramente fatto bene, ed è per quello che appena era uscita l'avevo desiderata un sacco, ma non c'era nessuno che me la mandasse. Ah, ecco, già un altro punto di attrito. Alimentatore. Beh, in realtà l'avevo visto un attimo fa. Alimentatore perché qua ci servono, quant'è, 12 volt a 5 ampere, sono 60 watt di alimentatore. Potevano farlo con la USB-C? Non penso che si possa alimentare tutta la baracca con un power delivery. Se te la porti in giro, chiaro, è comunque ben più ingombrante delle precedenti, eh. Però si aggiunge l'ingombro di doverti portare in giro l'alimentatore. È un po' meno portatile, diciamo. Non è né necessariamente negativa né necessariamente positiva come cosa. È semplicemente un prodotto che ha un target di utilizzo diverso. Allora, sempre sullo Space Gray, anzi questo qua è il colore che Apple ultimamente chiamerebbe Midnight Black, cose varie. Comunque troviamo il base di bellissimo alluminio satinato con tanto di logo e cose varie. Uno scasso qua con due viti per connetterci la alzata, quello che è l'asse Z motorizzato, vedete qua due piccoli pulsanti touch screen, anzi tre, per alzarlo o abbassarlo a mano, per regolare la messa a fuoco. Sul lato interno qua la vite senza fine per farlo salire e scendere, e lui in teoria dovrebbe salire e scendere, ma a mano non riesco a spingerlo. Zampine gommate, tutte cose, è bella, proprio bella. Allora, mentre io mi recupero le viti da sbrugolare, ok, ecco anche questo, preferivo quello della Laser Packer 2S. Eccolo! Questo per confronto è lo stand della Laser Packer 2. No, 1S. Va bene, insomma, quella precedente. Vedete, anche questo era fatto per essere portatile. Poi chiaramente è meno portatile che non girare con solo il cilindretto. Però era tac, tac, così ripiegabile. Il fatto che qui me l'abbiano fatto da avvitare dimostra ancora una volta che è un prodotto per consumatori diversi, per esigenze diverse, e che dipendentemente da quale sia il vostro target di utilizzo, i due prodotti si affiancano. Secondo me è ancora valida la 1S, la 1 Pro, la vecchia Laser Packer, e resta valida anche dopo l'uscita della 3. Sono prodotti che si affiancano a vicenda, non si sostituiscono. Voilà! Poi lei sale e scende chiaramente qua sul suo asse. Bella e molto bella, eh. Ultimissima cosa che ci rimane da togliere dalla scatola sono gli occhiali. Ah, e un po' di cavetti. Allora, il cavetto corto va dalle porte USB qua sul retro fino alla base qui, e deve rimanere mollo perché poi tutta la baracca sale e scende, quindi ci sta, così non si tira. E poi un lungo cavo USB per connetterla al computer. Avrei preferito un cavo da USB-C a USB-C, perché tanto ormai quasi tutti i computer hanno la USB-C. Comunque questo qua è quello per il computer. Cavo per il computer assolutamente non necessario, perché sì, da questa Laser Packer 2 in poi hanno fatto anche un software per il computer, ma è una figata far tutto dall'applicazione, che è fatta molto molto bene, come vi dicevo. Occhiali arancioni, non di grandissima qualità, belli però arancioni, li userò per fare le copertine dei video modalità alieno. Se devo essere sincero, per la Laser Packer 1 e 1 Pro non ho praticamente mai usato gli occhiali, erano abbastanza potenti da incidere ma non abbastanza potenti da spaventarmi per i miei occhi. Qua potrebbero cominciare a essere necessari, perché so che è più potente. Più potente quanto? Mi sembra 5 watt? Sì, 5 watt di laser a 450 nanometri, quindi frequenza ultravioletta. La cosa che mi hanno appena ricordato le istruzioni, che sapevo ma non mi ricordavo, è il fatto che anche sul suo stand possa incidere storta. Non so, un oggetto che ha questa forma, non so, devo incidere un quadro, un oggetto insomma con la forma storta, posso proprio bloccare lo stand, vedete, inclinato, in modo che lei sia proprio perpendicolare al faccione dell'oggetto. Se poi l'oggetto è ancora più complesso, oppure qua dentro non ci sta, come la macchinetta del caffè aziendale che vi dicevo prima, a quel punto in un attimo sviti la vite, stacchi la USB e ce l'hai da portarti in giro così. Proviamo ad accenderla? In teoria io le do corrente così e lei è già accesa. Sento ventole che sventolano, vedo la lucetta del Bluetooth qua sulla parte superiore che lampeggia di blu, e allora scarico l'applicazione al volo e la provo. Ma in realtà anche senza applicazione
attenzione, se io mettessi tipo un foglietto. Vedi? Sì, sì, posso farla salire e scendere. Allora, accendi il Bluetooth. Laser Packer. Ah, ci sono i vari esempi di cose da incidere. Allora, secondo me ci sarà da divertirsi però, ragazzi, perché qua, negli oggetti che mi hanno dato da incidere, c'è tipo un foglietto sottile di compensato, spesso un millimetro, e una placca di acciaio da tipo 2 millimetri. 2 mm di inox. Chiaramente non saremo in grado di tagliarlo, ma se incide cose del genere, cioè questo qua è letteralmente il materiale della cappa della cucina, è il materiale delle pentole. Se incide cose del genere volo tantissimo. Comunque vedete, applicazione super semplice, addirittura posso acquisire cose con la fotocamera, cioè potrei incidere la foto della mia mano o della mia faccia su un pezzo di compensato, ma più probabilmente quello che vorrete mandare a vedere sarà album, cioè per scegliere una foto, insomma, da incidere, una foto che avete scaricato, oppure addirittura creation. Potete fare cose al momento, tipo una scritta cose varie, posso prenderla, spostarla, girarla, addirittura fare un codice a barre al volo, al momento, per prezzare i prodotti, questo qua è geniale. Creare un QR code che sia link a qualcosa, che sia link al canale Telegram di offerte, telegram.me/offervolte, dove trovate sconti e coupon, compresi gli sconti per la Laser Packer 2 quando va in offerta. Oppure proprio posso disegnare cose io con il mio dito e inciderle. O scegliete gli esempi se proprio non avete fantasia. Allora, vuole il login, questo me lo ricordavo. Ok, hai fatto l'account. Al che? Prendiamo ad esempio un logo di Overvolt. Facciamolo in bianco e nero che ci mettiamo meno tempo. Quindi io scarico un'immagine o un PNG da internet. Al che vado su album, la seleziono. Ah, ok, formato binario, quindi bianco e nero. Oppure scala di grigi, che posso anche invertire per fare un timbro, ad esempio. Cioè se voglio scavare solo le parti che dopo vorrò bianche. Ah no, eccolo qua, c'è Seal, c'è proprio il timbro. Ah giusto, che te la specchia anche oltre a invertire i colori, perché effettivamente quando incidi un timbro e dopo chiaramente un timbro timbra al contrario. Pencil, G-code, vabbè, tutte le varie modalità. Avanti, ritaglia, aggiungi testo, cancella parti, no non mi interessa, va bene così. Risoluzione, questa è una novità perché possiamo incidere fino a 2K di risoluzione, che sono 4K per la Laser Packer 3 invece. Eccolo qua, larghezza e altezza, bellissimo quanto bene fatta quest'app, senza dire la scala in percentuale o no, ma il tuo vettoriale conteneva informazioni diverse sulle dimensioni. No, guarda, la voglio che sia 8 centimetri per 8 centimetri o anche 7 per 7, in realtà facciamo 7 e mezzo, quindi millimetri sono 75 per circa 75. Il nome chi se ne frega, spara pure un po' di risoluzione in più. Anteprima, vuole la password che ho scelto prima in fase di registrazione e mi sta laserando le cose varie. A parte che, oh my god, lo vedete? Finalmente una Laser Packer che si sa muovere in maniera veloce e quindi farti l'anteprima che a occhio nudo vedi quasi fluida. Comunque riesci a vedere bene quali sono i boundary boxes. Ed effettivamente questo quadrato rosso che mi lampeggia a schermo, se coincide con questo quadrato blu, vuol dire che il logo di Overvolt viene giusto. Posso spostare un po' di più in qua, un po' più in là. Non preoccupatevi che questo laser è al minimo e non fa male agli occhi. Mostrami il centro. Il centro è qui? Però non è a fuoco la questione. Ah, ma non ha la messa a fuoco automatica a differenza della precedente. Quindi devo stare a 110 mm, cioè 11 cm, che in teoria sono esattamente la copertura arancione, e devo farmi la mano o premendo qua o premendo dall'applicazione. Vabbè, ok, abbiamo una fessurina per posizionare le cose varie. Quindi se io adesso faccio anteprima. Ah, ok, non so se lo state vedendo, ma adesso almeno il laser è a fuoco, molto bene. Ok, siamo centrati, mostrami il centro va bene, fine dell'anteprima. A questo punto premo avanti, il file viene caricato velocissimo sulla Laser Packer. Ok, le precedenti erano lentissime perché avevano vecchie versioni del Bluetooth, adesso questa qua con il Bluetooth 5. Allora, potenza direi di star calma, partiamo con un 70%, profondità 2%, sì, facciamo 4, ma sì dai, un solo passaggio, via, 110 mm è giusta la distanza, boom, mazza se è veloce, ammazza se è veloce, ma che roba, è velocissima poi a muoversi soprattutto. Ma che bomba! Resta tanta roba anche in questa nuova versione. Allora, direi che il risultato è perfetto, quindi torna alla home. Ok, non è comodissima da tirare su e giù, però signori, tantarada, guardalo qua, ha una risoluzione incredibile, eh. Altro che quelle là motorizzate che si muovono cartesiane sugli assi X e Y. Questa magari non taglia, a differenza di quelle, ma ha una risoluzione incredibile. E non abbiamo neanche usato la risoluzione massima, perché ho inciso a 1.3K di risoluzione. Fa 2K. Ma che figata!
Ok, fatemi trovare qualcosa di ignorante da incidere. Sapete che con la Laser Packer 1 ci ho inciso il Mavic Mini 1. Con la Laser Packer 1S ci ho inciso il Mavic Mini 2. E quindi, senza far diventare lunghissimo questo video, che già è lunghissimo, unboxiamo velocissimamente l'asse a rulli. Perché, ragazzi, questo è la svolta. È una concezione di asse rotativo totalmente diversa da qualsiasi altro laser o CNC o cose, perché questo asse a rulli può essere usato in tre maniere totalmente diverse per fare tre cose totalmente diverse ed è potentissimo secondo me. Ed eccolo qua, super super semplice. Cosa troviamo in confezione? Troviamo semplicemente il nostro oggetto rotativo qua, con in realtà due piccoli supplementi, adesso vi mostro, che sono in maniera super conveniente embeddati, sono incastrati qua all'interno del pezzo stesso, un prolunghino che ci servirà in una delle tre modalità e un po' di elastici per far fare grip a degli oggetti tondi che magari potrebbero essere un po' scivolosi come una borraccia. E basta ragazzi, però fidatevi, questo è una bomba, è la svolta. Allora, prima modalità, la modalità ti rotolo una roba cilindrica. Guardateli come si incastrano bene. Ah! Ok, mi serve la corrente così. Ok, praticamente il cavo USB lungo, quello dell'asse Z, da qua sopra invece che andare all'asse Z va all'asse rotativo, così. E però l'asse rotativo, con il cavetto in più che ci hanno dato, va a collegarsi a quello che precedentemente era l'asse Z, in modo che... vabbè, è fighissimo. Accendiamola. Allora, io mi sono preparato due thermos diversi. Uno del Decathlon rosso scuro, che secondo me è facilissimo da incidere, ma volevo provare con quello bianco, perché il bianco è un colore che riflette, e quindi voglio vedere se il laser è abbastanza potente da riuscire a incidere anche un materiale che non vuole essere inciso. Allora, se lo metto così, vedi, un po' scivola. Dal mio sacchetto di elastichini, quindi, ne recupero un paio che gli metto addosso. Ok, così da avere un minimo di grip in più. Al che possiamo scendere un pelo. Mi preparo in posizione il mio punto. Dove voglio incidere? Cosa voglio incidere soprattutto? Non lo so, incidiamo cose varie. Inciderò un piccolo logo di Overvolt. Chiaramente tutte queste cose si possono fare anche dal computer, eh? Ma quanto più comodo è fare dal telefono. Allora, molto semplicemente, menu, impostazioni, terzo asse, e gli diciamo che è connesso in modalità cilindro, perché sta incidendo un cilindro. Album, logo di Overvolt, lo vogliamo sempre con la risoluzione un po' aumentata, ma quanto sarà grande? 3 cm per 3. E allora mettiamo la risoluzione al massimo. Anteprima. Questa è nuova! Come fa a farmi una linea di laser? Forse con l'iPhone si vede. Eccolo là, guarda che carina! Una linea di 3 mm. Quindi mi centro bene il mio centro dell'incisione. Usciamo pure dall'anteprima e andiamo su Next. Carica il file sulla Laser Packer, solo che essendo bianco io gli darei un po' di più potenza rispetto a quella che lui vorrebbe. Proviamo. Via! Ah, quello era l'inizio, non era il centro. Tra l'altro avrei dovuto ruotarlo di 90 gradi perché me lo sta facendo in orizzontale. Sì, decisamente comunque un po' di più potenza ci faceva comodo, perché sta riuscendo a inciderlo ma è veramente sottile. Ne ho avuti tanti di laser, ormai sono un po' tutti uguali, in pochi mi emozionano. Questo mi sta emozionando. Allora, proviamo a fare un logo di Overvolt fatto bene. Mi sposterò più in qua perché tanto questa è una borraccia della quale non mi interessa troppo, quindi la incido a caso dove capita. Allora, voglio che la questione sia ruotata così, perfetto. Come dimensioni in realtà andava molto bene, ma serve potenza bestia. Proviamo a fare 85% con 15% di penetrazione. Non ho neanche visto l'anteprima, ma via! Ah, ora sì che stiamo ragionando. Mazza! Ok, ci sono dei fumi che forse non dovrei respirare. Ok, anche troppo potente. Ah, e questa volta è pure dritto. Qualche roba? È decisamente molta più potenza rispetto al logo di prima, però... No, cioè ragazzi, fuori di testa. Puoi personalizzare tutto. Pro tip, consigliissimo. Fateci i bicchieri. Fate i bicchieri, li regalate per Natale, fate un figurone. Bisogna dipingere di nero a bomboletta, perché chiaramente il vetro è trasparente, sennò il laser non lo scalfirebbe. Poi li incidi, gli spari il laserone di potenza e fai tutti i tuoi ghirigori, le cose bellissime. E poi togli via la vernice con qualche solvente, acetone, quel che è. Chiaramente li lavi, li rendi utilizzabili per bere, ma viene fuori un risultato stupendo. Queste foto o video che starete vedendo appartengono a Gabriele, lo stesso mio iscritto che ha fatto i movimenti strani della stampante per liberare il proprio piatto e passare alla stampa successiva. È un genio su queste cose. Comunque, per il prossimo Natale questo sarà un video che vi porto, promesso. Qualche roba, qualche... perfetto, è perfetto. E tra l'altro si vede quel 15% di penetrazione che gli abbiamo messo. Allora, ultime due cose che voglio provare. Una tazza, questa è ceramica però dovrebbe farcela, solo che chiaramente una tazza è un tronco di cono, non è un cilindro, cioè se l'appoggio vedi che sta storta. Come si fa? Chiaramente, come vi mostravo inizio video, inclinando comunque un pochettino la nostra macchina. Poi mettiamo il rullo in questa direzione.
connessione con le sue due porte USB. La tazza cos'ha? Devo chiaramente metterle adesso i gommini. Mi sembra piuttosto dritta. Ok, l'attrito sulla tazza lo faremo con un pezzo di scotch. Direi che la distanza è appropriata. Facciamo una creazione. Scriviamo cose varie. Ok, allora da qua sopra lo vediamo pochissimo. Ma se ci abbassiamo mi sta effettivamente facendo il perimetro delle cose varie. E se mi sforzo occhio nudo già lo vedo. Esci dall'anteprima. Allora io adesso mi allontanerò perché essendo ceramica potrebbe esplodere. E la cosa non necessariamente mi piace. Ma potrebbe farcela. Ci vediamo tra tre minuti. No, allora ok, ho sbagliato io. Non posso semplicemente prendere quest'asse e giraglielo di 90 gradi e sperare che funzioni, perché lavorano entrambi nella stessa direzione. Però come potenza c'eravamo, eh. Aveva cominciato a incidere. Questo è un 85% di potenza con 15% di penetrazione. Ok, sulla tazza ci ritornerò. Ma per questo video non abbiamo veramente tempo, perché vi devo mostrare le altre due funzionalità di questo coso bellissimo. Allora, funzionalità numero 2. Torno nelle impostazioni, modalità. Modalità slab, quindi modalità asse, lamina. Come funziona? Beh, vi ricordate che avevamo visto che c'erano incastrati sotto due piccoli cosini. Quindi io metto il mio asse qua. La laser packer ritorna al suo posto dritta. Ah, tra l'altro ho scoperto che ha un piccolo piede che esce per darti la distanza degli 11 cm se non vuoi misurarli con il righello e non hai montata la piccola cappa. C'è questo piede che esce, bellissimo, è pure magnetico. Li adoro l'attenzione a ogni particolare che hanno. Ok, siamo tornati in configurazione normale. Allora, noi normalmente, se non ci fosse questo asse rotativo, lavoreremmo con la laser packer così, che incide qualcosa di fisso. Ma in modalità asse noi abbiamo questi due cosi, vedete, che sono dei piccoli scorri-scorri omnidirezionali. Hanno tipo delle rotelline omnidirezionali sopra e guardate un po', sono alti esattamente come il nostro coso. E come mai, signori miei, avete proprio indovinato? A parte che si possono incastrare qua sul lato, perché vedete che hanno un coso magnetico che proprio è fatto per entrare lì dentro. Ma non per forza, posso anche metterli lontani, tipo uno qua e uno qua. E sui miei rulli, signori, posso far scorrere un asse di legno, un materiale super lungo. Magari non necessariamente usando lo stand suo, della laser packer, perché questo qua c'ha la colonna. Posso mettere una cosa del genere, un palo così per tenerla sospesa. Quindi una volta che lei è sospesa e ha la distanza giusta, sotto, sui rulli, con questi appoggi che l'aiutano, insomma, si può far scorrere un'asse infinitamente lunga e nell'applicazione dirle, boh, incidimi questa figura un metro per 10 centimetri. E ti fa proprio un metro di incisione. È assurdo. Ma ancora peggio. La terza modalità è proprio mind-blowing. Terza modalità che è la modalità trolley. La troviamo sempre nelle impostazioni come opzione di movimento. E per la modalità trolley dobbiamo fare un minimo di modifiche alla baracca. Nel senso che cominciamo staccando tutto. Qui alla laser packer attacchiamo questo vitone qui. Poi prendiamo il sistema di rulli, lo mettiamo a testa in giù, avete già capito dove sto andando a parare. E ci mettiamo la laser packer avvitata così. Non sono sicuro di aver messo le cose giuste perché non sta in equilibrio. Ah, bisogna usufruire dei nostri rotellini qua. Quindi questo va messo così, con la laser packer avvitata così e i rotellini montati uno qua e uno qua. E ragazzi, avete indovinato, va in giro da sola con i rulli, lei cammina e quindi tu vai, l'appoggi su una superficie e brrr, lei va in avanti e ti incide un tavolo intero. Cosa? In teoria qua dovrebbe essere la distanza giusta. Esattamente, se la sono pensata all'altezza giusta. Cosa mi rimane da fare? Da collegare sicuramente il piano di sotto al piano di sopra. Vediamo se posso farlo in maniera che il cavo non intrighi. Cioè, potrei fare tutto un arabesco, un ghirigoro, uno stencil, delle cose fighissime. Ma mi limiterò a fare una scritta. Metti pollice in su al video. Larghezza, quindi larghezza 40 cm. Questa cosa è particolare, non mi fa andare oltre i 10 cm. Potrebbe essere una grave limitazione che si sono autoimposti. Ok, è andata nell'asse sbagliato. Cioè, ha inciso, ma doveva fare la scritta in così per farla grande. Invece ha camminato sui rulli per tipo 3-4 mm usando la limitata larghezza. Eccolo! Eccolo! Mi pareva strano, ok? Bastava girare la scritta in verticale. Sono sciocco io. Guardate qua, altezza massima 1,03 m. Ah,
E mi dice che l'altezza massima è 1,30 m, solo perché con una scritta lunga 1,30 m, le lettere della scritta sarebbero alte tutto lo spazio disponibile. Se avessi una scritta più bassa e lunga, o un'immagine o qualsiasi roba, potrei farla addirittura più lunga. Cioè, hai lunghezza infinita da gestirti così. Quindi, mettiamola in cima al nostro cartone. Quanto abbiamo da qua? 2, 4, almeno mezzo metro. Altezza 500. Oh yeah, ora lo prende. Avanti. Devi vederti per forza l'anteprima. Va bene, vediamo l'anteprima. Ok, mi mostra quanto alte sarebbero le lettere. Mettiamoci un po' più in qua. Avanti. Allora, il materiale è cartoncino corrugato. Occhiali. E via. No, sta andando in retromarcia. Ok, allora basta partire da qua. Cioè, che cosa state aspettando? Che cosa state aspettando se non avete messo quel pollice in su? Ragazzi, in descrizione trovate il link alla Laser Packer. Compratela con i rulli perché sono la vita. Cioè, vi svoltano veramente i rulli. Che figata! Per questo video è tutto. Pollice in su. Ciao a tutti.